Copperland. Presto tutti i paesi del mondo saranno miei. Dimmi, Gelo, quale sarà il prossimo paese? Scegliete Silverland. Oh, Silverland è uno splendido paese. L'ho voluto disperatamente. Ma dicono che c'è un'inflessibile principessa chiamata Zaffiro. Non preoccupatevi, regina. Tanto per cominciare, invitate la ragazza a Kuland. Invitarla a Kuland? E dopo averla invitata, che cosa faremo? Durante la sua assenza... Ah! Farò in modo che qualcuno si sbarazzi del re e della regina. Per fortuna c'è a Silverland un uomo cattivo di nome Geralamon che potrà esserci molto utile. Granduca, qui non c'è proprio nessuno. È strano, ma sono sicuro che verrà. Benvenuto, Granduca Geralamon. Avete già escogitato un sistema per far fuori il re e la regina segretamente? Ma poi mi farete Lord di Silverland? Non dovete preoccuparvi per questo, la regina non mente mai. Va bene, allora lasciate che il re e la regina ci pensi io. Pensate di riuscirci così facilmente? Mi servirò di Satana. Come ricompensa gli darò il cuore di Zaffiro. Bellissima idea. Io vado! È giusto che ci vada da sola? No, non preoccupatevi. Chi l'ha invitata non è una persona comune. La regina Ghiacciolo di Kuland. Arrivederci! Ma pare che sia chiamata così per la sua freddezza. Zaffiro! Ciao, Choppy! Dove vai? Vado a Kuland. Davvero, posso venire con te? Però lì fa molto freddo, sai. Non importa, portami con te, dai. E va bene, andiamoci insieme. Ah, che bello! Grazie, grazie tante, Zaffiro. Se n'è andato per conto suo prima che cercassimo di liberarci di lui. Arriveremo alla frontiera. Come va? La regina deve essere molto avida. Non sta bene parlare male di lei, Choppy. Che sei? Lo sapevi che qui c'è la frontiera di Kuland? Cosa state facendo? Io sono Zaffiro di Silverland. Mi spiace, principessa Zaffiro. C'è una carrozza pronta ad accogliervi. Ora la chiamo subito. Santo cielo. Principessa Zaffiro, sono venuta ad accogliervi. Volete salire sulla carrozza? No, no, grazie. Io andrò con Opale. Scusate, ma un cavallo così misero non è degno di appartenere ad una principessa. Opale non è misero. Volete dire che non siete soddisfatta della carrozza, principessa? Una carrozza d'oro. Mia cara, devi comportarti come una principessa. Ho capito, ci salirò. Siete contenta? Mi spiace, Opale, ma devi andartene. Choppy, vieni, saliamo, su. Sì.
Aspettate, tu no! Perché no? Gli ho detto io di salire. Questa carrozza è per voi, quel bambino non ci può salire. Lui viene con me. Sali, Choppy. Io sono ospite della regina. Devo scendere. No, non importa. Andiamo! Andate pure voi! Cosa volete dire? Se volete andare, andate da soli. Quella carrozza non ha cavalli. Che? Non ha cavalli? Sono quelli che ci salgono che la fanno andare. Tutti qui a Kulend possono far andare una carrozza senza cavalli se non sono troppo stupidi. Tu hai capito, Choppy? No, assolutamente. Beh, ci proverò comunque. Quello è un fischio d'allarme! Bella questa carrozza senza cavalli. Si muove questa e lei va in ogni direzione. Zaffiro ha paura, fermala. Il fatto è che non so proprio come fare a fermarla. Comunque il paesaggio è sempre tetro, vero? Sì. Qui ci sono tracce di battaglia. Questa terra ha combattuto contro Kulen. Sono sicuro che è morta molta gente. Sono sicuro, lo sento. Guarda, guarda che grande città. Mi domando se ci vive ancora qualcuno. Presto arriveremo alla capitale. Grande, ci sono palazzi molto grossi tutto intorno. Zaffiro, attento, attento, guarda avanti, guarda, guarda. Ah, c'è un fossato. Ehi, fatto scendere il ponte. Ah. Oh. Oh. Ho paura. Questo è uno sparo di saluto. Benvenuta, principessa Zaffiro. Come sono goffi. Sì. È arrivata la regina! Sono la regina di questo paese, Ghiacciolo. Vi ringrazio dell'invito, sono Zaffiro di Silverland. Ho sentito molto parlare di voi. Mi spiace di aver rotto la vostra bella carrozza. Non importa, ci sono molte carrozze nella mia terra. Sapete dirmi dove è andato a finire Choppy, il mio amico? Non preoccupatevi, vi aspetto all'uscita del castello. Ecco, ti accontentato. Ah! 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 Cos'è questo? È un treno, figliolo. Un treno? Sì, è il treno che ci porterà tutti all'inferno. Cosa? Cosa ne pensate del mio paese, principessa Zaffiro? Non pensate che è il paese più bello del mondo? Sì che lo penso. Lo è certamente. Non vorreste essere un alleato di un paese così bello? Sia Copperland che Yanland hanno combattuto contro il mio paese e hanno subito molte perdite. Ma io non voglio che anche il vostro paese soffra. Cosa intendete dire? Pensateci per conto vostro. Lo capirete da sola perché siete intelligente. Guardate che potere ha Kulend. Quegli orrendi carri hanno schiacciato Copperland.
quella vampa di fuoco ha bruciato Yarland. State chiedendo di diventare vostri alleati prima di essere anche noi schiacciati. Se non volete soffrire, vi conviene arrendervi immediatamente. Ora rispondetemi. Rispondo di no. Cosa? Parlate seriamente, Zaffiro? Rifiuto tassativamente la vostra offerta. Avete intenzione di rovinare Silverland? Non vi preoccupa che la vostra preziosa terra vada in rovina? Certo che il destino della mia terra mi preoccupa. Ma preferiamo andare in rovina piuttosto che arrenderci. Anche se Kulend è bellissima, dirò mio padre che è un paese spiacevole. Ben detto, Zaffiro. Ma ricordatevi bene cosa succede a chi si mette contro Kulend. Va, Silverland! Va e di a Geralamon di chiamare subito Satana! Senti, hai visto il mio amico da queste parti? Dicono che se ne sia tornato indietro prima di te. Cosa? È tornato indietro? Penso che si sia stufato, ma possiamo raggiungerlo subito se vuoi. Com'è sfacciata quella Zaffiro. Gelo, hai preparato quel piano? Sì, a quest'ora il mio uccellino deve essere arrivato alla casa di Geralamon. Granduca, ho portato Satana. Ha detto che Choppy non c'è e mi sono precipitato qui. Certamente, adesso le cose andranno secondo i piani e tu potrai prenderti il cuore di Zaffiro come d'accordo. E tu potrai prenderti Silverland. Cosa starà facendo adesso, Zaffiro? Chissà se sta bene. Non c'è da preoccuparsi. Sono sicuro che adesso sta dormendo profondamente. Cosa sarà mai quello? E tu chi sei? Non tentare l'impossibile, non potrete mai battermi! Maledetto! Ah! Non mi sconfiggerai! Oh, non posso muovermi! Ve l'avevo detto di non provarci e ora non muovetevi più! Oh, che succede? Non preoccupatevi, presto porterò qui anche la principessa Zaffiro e Zaffiro rimarrà senza cuore. Zaffiro. Oh.
successo? Mi dispiace, ma credo proprio che non funzioni più. Non importa, andiamo a piedi. Io non posso venire, ma c'è lassù una strada che porta alla frontiera. Ehi, voi, potete uscire! Che seccatura, mi sono stancata di stare sempre agli ordini di gelo. Sbrighiamoci, siamo in ritardo. Maledizione, sono stata ingannata! Chi mi ha fatto questo? Oh! Ah! Ah! È andato tutto bene! Adesso ce ne possiamo andare a Silverland. Dannazione, non morirò! Ah! Non riesco ad aprire gli occhi! Ah! Mi fanno male! È completamente buio! Non riesco a vedere! Devo tornare a Silverland! C'è nessuno qui, nessuno che possa dirmi se è questa la strada per Silverland. Dove stai andando? Non si passa la frontiera senza permesso. La frontiera? Ricordo! Tu sei la guardia che ho visto ieri. Io sono Zaffiro, sono la principessa di Silverland. Cosa mi racconti? Non può esistere una principessa così sporca. Tu che ne pensi? Lo credo anch'io. È meglio farla fuori. Cosa volete fare? Vuoi combattere anche se sei cieca? Avanti, dai, dove sei? Ah! Oh! Dimmi dov'è Silverland, mostrami subito la strada. Sì, sì, te la mostro, ti guiderò io stesso. Silverland deve essere vicina, sento che l'odore del vento è cambiato. Presto incontrerò mia madre. Grazie. Adesso posso procedere da sola. Grazie. Pur essendo cieca, è veramente molto forte. Aprite il cancello! Sono Zaffiro! Non mi sentite? Sono Zaffiro, aprite il cancello! Chi è? Le voci sono quelle di Gerolamo Nenilo. Perché ridete? Cosa c'è di tanto divertente?
Dannato demente! Come osi rivolgerti al Granduca non chiamandolo Granduca? Oh, tu sei il guardiano del cancello, vero? Io sono Zaffiro, non mi riconosci? Cosa avete tanto da ridere? Non crearci confusione! La principessa Zaffiro è già tornata al castello! Cosa? Lasciate che veda mio padre e mia madre, così saprete che sono Zaffiro! Mio padre e mia madre non ci sono! Che? Hanno lasciato a me il castello e sono partiti per un viaggio segreto. E tu chi sei? Io sono la vera Zaffiro ed è meglio che ora tu te ne vada. Ricordo la tua voce. E allora dimmi chi pensi che io sia. Ah, ci sono adesso. Tu sei quel tipo che mi ha buttato giù dalla scogliera usando la voce di Cioppi. Ehi, aspetta. Ferma. Sei diventata una falsa Zaffiro, vero? E dov'è la mamma? Non voglio dirtelo, ti dirò soltanto che sono su di un'isola lontana. E ora cacciate via quella demente! Maledetta! Ridammeli! Ridammi mio padre e mia madre! Ridammeli! Andatene via! Aprite, vigliacchi, aprite! Com'è stata furba la regina Ghiacciolo ad aver usato una falsa Zaffiro! Non mi arrenderò. Riuscirò un giorno a stroncare questa cospirazione.